vittoria tennistica per il Casoria oggi al Paolo Borsellino di Volla. Mister, la partita subito in discesa, quanto è stato importante iniziare con l'atteggiamento e il piglio giusto? No, noi già stavamo già bene fisicamente già da domenica scorsa e oggi eravamo partiti già molto, molto forti, insomma, proprio per chiudere subito la partita. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione del portiere che ci ha un po' aperto un po', voglio dire, ci ha aperto un po' le porte. Mister, oggi hanno segnato tutti gli attaccanti, Auricchio, Guerra, Simonetti, il ritorno di Dituccio, ma hanno segnato anche i centrocampisti come Rivitti e Stefano Amoroso che è un difensore. Quanto è importante che in questa squadra non segnino solo gli attaccanti? Ma noi tutto l'arco del campionato andiamo quasi sempre in gol con i centrocampisti, con gli esterni, con tipo Simonetti, Ruffo. È una squadra che si propone bene in attacco e veramente non c'ho problemi in attacco. Per il problema dei gol non ce l'abbiamo. Questo. Non abbiamo mai finito una partita, uno stentato 1-0. Abbiamo sempre fatto gioco, immaginato e fatto gol. Oggi è ritornato in campo Mario Dituccio. Quanto è pesata l'assenza di Dituccio in queste partite? Diciamo abbastanza, però i ragazzi che l'hanno sostituito hanno giocato alla grande. Dituccio, Guerra, Auricchio davanti mi fanno la differenza, chi gioca gioca, però diciamo che Dituccio è un giocatore, è una pedina fondamentale per la nostra squadra, è un giocatore che sa dare la palla davanti alla porta, sa fare gol, calcia bene le palle da fermo, è un giocatore che per noi è fondamentale. Ora la massima concentrazione sul prossimo appuntamento del Casoria che sarà con il Sibilla Bacoli. Sì, noi andiamo, ci prepariamo bene questa settimana per affrontare questo Sibilla che l'abbiamo battuta già all'andata, poi loro avranno pure il dente avvelenato per la sconfitta dell'andata, per loro è una corazzata, noi siamo una squadra, andiamo là, ce la giochiamo tranquilla, senza problemi, cercando di andare là per giocare, per vincere la partita, perché ci vogliamo inserire fra il primo e il primo, e per arrivare primo vogliamo vincere. Non ci sono alternative. Mister, oggi partita a porte chiuse, nonostante tutto i supporters viola non hanno fatto mancare la loro presenza qui a Volla. Lo dico sempre, il tifoso Casoria è straordinario, infatti oggi ho visti assepiati dietro alla mia panchina, erano pure in tanti, sono stupefatto veramente, non c'ho parole, ormai non c'ho più parole per dire quanto sono straordinari i nostri tifosi.